Eccoci qua, ciao Marco, come stai? Ciao Davide, tutto bene? Tu? Bene, molto bene, dove ti trovi ora? Sono a Roma, nei nostri uffici di Starting Finance a Roma. Oh, bello, bello. Sono stato tra l'altro un paio di volte a Roma e devo dire che è sempre una bellissima città. È la Sempre più bella. piena, esatto, tra le più belle al mondo. Dai, raccontaci un po' come è nato Starting Finance. Starting Finance nasce da un'idea mia di Edoardo Di Lella, il mio socio, quando nel periodo universitario ci siamo resi conto fondamentalmente che avevamo tutti e due, da appassionati di finanza, le stesse esigenze. Quindi volevamo capire effettivamente come riuscire a, diciamo, coinvolgere appassionati di finanza nel nostro paese, come riuscire a far diventare le persone quantomeno interessate e consapevoli in materia. E quindi quello che abbiamo fatto è stato provare a raccontare la finanza e l'economia con un linguaggio molto più giovane e molto più comprensibile a tutti, partendo dal presupposto che nel nostro paese, secondo le ultime indagini, ma ormai questo purtroppo è un trend che va avanti da anni, ormai quasi il 70% degli italiani non è esperto in materia o, peggio ancora, è analfabeta in materia, e questo ci porta ad essere l'ultimo tra i paesi del G8 e tra gli ultimi a livello mondiale. Lo spazio di mercato per noi era molto importante perché comunque sono le grandi testate giornalistiche, i media tradizionali che parlano di economia e finanza parlando agli esperti, rivolgendoci agli esperti, quindi testate molto importanti come Sole 24 Ore e Milano Finanza, molto specializzate nel settore, si rivolgono a un pubblico molto esperto e lo fanno con una qualità di contenuti incredibile. Però con Edoardo, il mio socio, ci eravamo resi conto di come mancasse effettivamente un punto di riferimento per chi effettivamente doveva iniziare, no? Entrare all'interno di questo mondo e capirne le basi per poi arrivare ovviamente a un livello più avanzato. E quella che è diventata l'attuale Starting Finance è un po' un'evoluzione di quello che era il progetto iniziale che avevamo con Edoardo. Ad oggi abbiamo più di 800.000 follower sui social. Vero, mi stavo dimenticando. Iscriviti al mio canale così puoi vedere altri video. E seguimi su Instagram dove posto un sacco di contenuti esclusivi. Di cui 360.000 su Instagram, che è il social con più follower, ma stiamo crescendo bene, stiamo investendo tanto su contenuti video, quindi anche YouTube e TikTok, oltre che su LinkedIn. E parallelamente abbiamo creato questa rete di 35 club universitari, Starting Finance Club, che sono presenti nelle più importanti facoltà di economia d'Italia, ormai presenti tutte, da Trento a Messina, dove la community online si incontra sul territorio e organizziamo incontri con esperti del settore, lezioni molto pratiche, business game, simulazioni di gare e investimento e portiamo un po' di pratica rispetto alla troppa teoria universitaria. E come è nato il vostro primo MVP? Cioè, come siete partiti? Il nostro MVP è stato molto artigianale, no? Fatto in casa, perché poi siamo partiti io e lui che scrivevamo gli articoli su Facebook e tendenzialmente cercavamo di semplificare un po' il linguaggio che veniva utilizzato nel settore in materia. Quindi è stato un percorso abbastanza lineare nella crescita della produzione di contenuti, della qualità dei contenuti, della qualità del testo, della qualità della grafica, dei video. Da prima facciamo tutto io e Edoardo, ovviamente abbiamo iniziato a creare un team con una redazione, i primi ragazzi entrati, che tra l'altro mi piace sempre ricordare che sono ancora attualmente risorse del team e ricoprono posizioni strategiche di management nel team attuale che conta 20 persone, hanno iniziato al tempo a produrre contenuti. Io e Edoardo ci siamo dedicati un po' di più a quel punto allo sviluppo del business. E siamo arrivati a quello che poi è la produzione del vero MVP di Starting Finance, quindi community online e primo evento sul territorio che abbiamo fatto in LUIS, che poi è diventata la nascita dei club. Parallelamente vedevamo che c'era molto bisogno di formazione e di educazione per chi voleva fare un percorso un po' più strutturato e quindi abbiamo lanciato nel 2019 le nostre prime masterclass con l'obiettivo di avvicinare studenti universitari al mondo del lavoro quando si parla di economia. Ok, i primi post, come siete riusciti a generare traffico? Ecco, per questa è anche un'altra domanda, perché tanti creano contenuti, ma contenuti poi che vanno appunto virali, sono pochi. Ecco, come. All'inizio è stata la fase sicuramente più complicata, nel senso che c'era proprio da creare quell'engagement sul mercato che non sapevamo neanche quanto fosse grande, perché se si parla in Italia di macchine, di calcio, di politica, insomma, che ci sia interesse non c'è dubbio. Quando si parla di materie come economia e finanza, in un paese come il nostro, dove appunto la materia è molto lasciata agli esperti, no? Ai professionisti, si pensa che sia una cosa da analizzare solo per loro.
c'era anche molta difficoltà da quel punto di vista. Siamo partiti veramente in maniera molto artigianale all'interno delle università. Io studiavo a Roma 3 economia, Edoardo economia, in LUIS, sempre a Roma. Facevamo girare molto il contenuto, condividevamo, chiedevamo agli amici di ricondividere anche chi non aveva nulla a che vedere con l'economia e la finanza. E i numeri però sono stati da subito molto importanti, perché nel giro di qualche mese avevamo raggiunto 10.000 like su Facebook, ma soprattutto c'era un tasso di engagement sempre molto alto, che è quello che ancora oggi riusciamo poi a portare avanti e a sostenere. C'è stato qualche post che è andato virale? Sì, che vi ha fatto esplodere? Sì, sì, sicuramente. Il concetto di viralità per noi è stato un po' tutto il periodo del Covid, quindi con il lockdown e con la pandemia tanti italiani, forse per il fatto che erano chiusi dentro casa, hanno iniziato effettivamente a volere entrare un po' in quelle che erano le dinamiche, no? Quindi anche capire come funzionavano i mercati finanziari, come funziona l'economia che c'è dietro ogni singola cosa. Quindi abbiamo sfruttato molto quel momento per colpire con una serie di contenuti gli appassionati e dall'altro lato chi si stava iniziando a appassionare. Il contenuto più virale, per esempio, sul canale YouTube che abbiamo lanciato ormai un anno e mezzo fa, è paradossalmente il primo, con tutto che non avevamo ancora. Ah, ok. Che abbiamo adesso, che è il video sulla storia di Lamborghini, che ancora adesso è uno dei video più visti, nonostante sia passato più di un anno e mezzo. Quindi è una storia di un imprenditore che ha fatto impresa in Italia, l'ha fatta bene, è una storia molto carina anche da raccontare, e contenuto che è uscito bene, che è diventato molto, molto virale. Certo, e come è strutturato il vostro team? Noi attualmente siamo in azienda in 19, abbiamo un reparto dedicato appunto alla sezione di formazione, quindi all'Academy, che è composto da due persone più un direttore marketing. Abbiamo una redazione composta complessivamente da 9 persone con un direttore poi dei contenuti. Abbiamo un data analyst che si occupa di far girare i numeri all'interno di tutte queste sezioni. Una che è molto importante. Molto importante. Una figura che si occupa di B2B, e sales, è fondamentalmente la responsabile della tutta la parte monetizzazione, un responsabile eventi e poi insieme a me Edoardo un direttore generale, un CFO che ci occupiamo invece più proprio della strutturazione del business. Ottimo, ho visto che avete anche sviluppato anche un'applicazione anche. Sì, abbiamo sviluppato un'applicazione che è un simulatore dei mercati finanziari, replica perfettamente l'andamento dei mercati, gli utenti comprano e vendono titoli e con soldi virtuali sui mercati reali e gareggiano tra di loro all'interno di questa competizione che è un po' il fantacalcio dei mercati finanziari. E come mai vi è venuta questa idea di creare questa applicazione? In realtà il progetto iniziale prevedeva anche il lancio di questo simulatore che potrebbe essere un sito, un'applicazione sui mercati finanziari, con l'idea di far testare nella pratica quello che poi effettivamente quotidianamente magari comunichiamo e trasmettiamo con i nostri canali di informazione e di educazione. Avevamo ripreso questo modello da un'esperienza che aveva fatto Edoardo in America, dove tutti giocavano al fantaborsa e simulavano investimenti prima di entrare sul mercato, e per noi è comunque molto importante, prima di entrare sul mercato con soldi reali, fare un periodo di test. Ottimo, e come avete sviluppato questa applicazione? Avete un team interno che segue questa parte qui? In interno l'applicazione ha avuto prima uno sviluppo esterno con una software house, poi abbiamo deciso nel 2020 di internalizzare il team di sviluppo e insomma ad oggi poi il prodotto che è venuto fuori è un prodotto che nasce proprio direttamente da il team di sviluppo interno di Starting Finance. Ottimo, tra l'altro sempre sui vostri social parlate anche del mondo blockchain, crypto, web 3? Sì, ne parliamo tanto, tra l'altro abbiamo lanciato proprio da poco, quindi domanda abbastanza precisa per lanciare appunto il nuovo canale di Cryptonite, che è un canale sempre col brand Starting Finance, dove verticalizziamo il contenuto che parla di cripto e di blockchain e andiamo a targetizzare gli appassionati di criptovalute e blockchain proprio su un canale specifico dedicato. Quindi il canale ha già più di 10.000 follower in pochi mesi. Parliamo molto di queste tematiche anche su Starting Finance, ma proprio perché è uno dei temi più caldi è stato importante per noi creare uno spazio dedicato. E secondo te, in quest'ultima generazione, cosa voi vedete dai dati che vi tira fuori appunto il vostro data analyst? Cioè, nel senso, immagino che ci siano comunque tante informazioni interessanti. Sì, sono molto interessati i ragazzi, prima di tutto a formarsi e capire, cioè proprio
la loro base, i contenuti educativi vanno molto, piacciono molto ed è un qualcosa che per noi rimane sempre prioritario e importante. Le tematiche più interessanti sono sicuramente tematiche relative ai mercati finanziari, proprio perché siamo con una community di Start in Finance che richiama questo, tematiche legate alle aziende, agli imprenditori, c'è molto molto voglia di sentire storie di successo italiane, c'è molta voglia di riuscire a dimostrare che anche da noi si può fare impresa e che ci sono imprenditori credibili, cosa che tra l'altro tutti i giorni viene dimostrata dalle le aziende italiane anche a livello internazionale. Sono, diciamo, molto interessati a tutto ciò che riguarda innovazione e tecnologia, proprio perché sono molto giovani, abbiamo il 92% degli utenti tra i 18 e i 35 anni. Quindi, è chiaro che questo ci porta ad essere molto orientati ai giovani, quindi tecnologia e innovazione, ed è fondamentalmente per me anche un, diciamo, modo per andare ad anticipare quelli che sono i trend, perché capiamo in anteprima, in anticipo, quelli che sono gli interessi e le azioni di queste persone e andiamo a sviluppare i contenuti anche in base a quello che loro ci richiedono. Certo, e avete raccolto del capitale? Sì, abbiamo raccolto 1.400.000 complessivamente su 3 round. Un round fatto in costituzione 100.000 euro da Fabio Piccioli, business angel, che tra l'altro ci ha dato una mano nell'intera raccolta da 100.000 euro, anche trovando lui stesso altri business angel. Dopodiché abbiamo fatto una raccolta intermedia con 300.000 euro di raccolta da business angel italiani, ma a quel punto diversificati, era un gruppo di 9-10 business angel del settore, molto diversificato. Media, economia e finanza, e dopodiché il round per noi più importante, il primo con investitore istituzionale, è stato quello con Atypical Partner, con cui abbiamo raccolto 125.000 euro, che poi è stato seguito da un bridge fatto con due imprenditori, Mark Locke e Campbell Stevenson, che sono amministratore delegato e Chief Innovation Officer di Genius Sport, che è una realtà quotata sul Nasdaq, ed è stato per noi anche un po' il primo. Super, complimenti! Grazie. Da tutti. Super, e ci puoi raccontare un po' questa fase? Perché immagino che questa fase di fundraising è sempre complicata, no? Immagino che siano tante noti lì a creare i deck. Quindi se ci puoi un po' raccontare magari cosa hai imparato di quei momenti. Allora, il fundraising è sicuramente il momento più complicato per una startup, ma soprattutto complicato per la gestione ordinaria del business, perché giustamente la due diligence che fanno gli investitori, i fondi e chi vuole darti capitale è una due diligence che drena tantissime risorse in azienda, in particolare dei founder e delle key people, perché poi servono documenti, materiali, contenuti, informazioni, chiamate, tempo dedicato, tempo speso proprio a conoscersi, no? con gli investitori. E parallelamente il business deve andare avanti, perché tu non puoi mettere in stand-by l'azienda per 3, 4, 5, 6 mesi, che è il tempo medio, soprattutto per fare round importanti in Italia dal primo contatto con l'investitore. E questo è chiaramente il momento più delicato, perché bisogna massimizzare l'effort, massimizzare le priorità, riuscire a gestire bene il business as usual e allo stesso tempo le conversazioni con gli investitori. Però devo dire che allo stesso tempo, nel momento in cui si chiude il round, è anche uno dei momenti di soddisfazione più importanti, perché ti rendi conto che tutto lo sforzo fatto fino a quel momento è stato poi effettivamente valorizzato da un investitore che decide di darti i tuoi soldi, decide di darti la sua fiducia, e noi lavoriamo tutti i giorni, tutto il giorno, per ripagare la fiducia dei nostri investitori. Certo, e che consiglio daresti a un giovane startupper, appunto, che vuole iniziare in questo percorso, mondo startup, finance, eccetera? Il consiglio è di avere tanta volontà, tanta voglia di fare, riuscire a superare le difficoltà nei momenti complicati, che in una startup esistono e esisteranno sempre. L'imprenditore, il founder, passa l'80-90% della sua giornata a risolvere problemi, è un po' il catalizzatore di tutti quelli che sono i problemi in azienda, ed è giusto ed è normale che sia così. E se quel problema viene percepito come qualcosa di negativo e come un altro problema, è impossibile fare startup, soprattutto poi in Italia, dove di problemi ci sono anche tanti, dovuti non dal business ma dalla burocrazia. Se invece lo spirito è: c'è un problema, figo, andiamo a trovare la soluzione, andiamo a risolvere il problema insieme, sicuramente diventa tutto più facile. Quindi tanta voglia di fare, tanta forza di volontà, mai arrendersi. E secondo me un'altra cosa molto molto importante è
trovare le persone giuste con cui accompagnarsi. È fondamentale perché da soli non si fa nulla, è impossibile. Se si hanno ambizioni, se si vogliono fare cose, si ha bisogno di persone. Da un lato i soci, da un lato i founder, dall'altro ovviamente quelli che sono i primi poi, no? Dipendenti che entrano a contatto con l'azienda. Certo. Che sono i più importanti, immagino, all'inizio. Sono i più importanti, sono quelli che creano la cultura, sono quelli che creano il business. Abbiamo persone che lavoravano su dei progetti che sono andati male, si sono messi su altri progetti e hanno fatto risultati incredibili. Quindi, soprattutto in questa fase dove c'è ancora tanto da capire, tanto da migliorare, da sistemare, ogni persona che entra può veramente spostare gli equilibri della cultura aziendale e dell'intero business dell'azienda. Certo, e voi in quale fase siete in questo momento? Scale up, come si può chiamare in questo momento? Sì, noi stiamo facendo il passaggio, diciamo, del round di serie A che poi ha l'obiettivo di farci diventare scale up, perché stiamo aprendo ora un nuovo round da 1,5 milioni con fondi istituzionali, privati e pubblici. E siamo addirittura d'arrivo sulle due diligence, quindi speriamo di chiudere a breve. E l'idea è, una volta raccolti questi capitali, avere i soldi necessari per fare quegli investimenti in grado di dirottarci non più da startup che brucia capitali e brucia cassa per crescere, ma diventare un'azienda solida, sostenibile e che ha una crescita anche molto organica. Ecco. Certo, immagino che punterete molto anche sull'applicazione, anche, giusto? O corsi, com'è un po' appunto il vostro modello di business attualmente? Sì, il nostro modello di business si basa oggi su due voci principali di ricavi, che sono il media, quindi B2B con aziende che sponsorizzano e promuovono il loro brand, i loro contenuti sui nostri social, e dall'altro lato c'è tutto il mondo dell'education che ha dal punto di vista online le nostre masterclass in live streaming, e dal punto di vista territoriale questo format che abbiamo sviluppato dei bootcamp, che sono degli eventi fisici che facciamo in cadenza trimestrale. Abbiamo fatto l'ultimo a Cortina, quello prima a New York, con l'obiettivo di fare una full immersion nel mondo economico finanziario, conferenze e convegni, alternato invece a un tema anche di divertimento, no? Di interazione anche tra ragazzi e tra giovani, visite, eccetera, eccetera. Ma lato content, ho visto appunto che state andando molto bene il lato video, quindi ci puoi un po' raccontare magari quanto state appunto spingendo in questo momento? Immagino che sta andando molto molto bene. Tanto, tantissimo, sono i contenuti che vediamo che tra l'altro piacciono di più alla nostra utenza. È un momento, è un trend. Sui social bisogna cavalcare il trend, è inutile continuare a stare lì a combattere con il contenuto che ormai è passato di moda. Bisogna sapersi evolvere, bisogna stare al passo. I video fanno risultati incredibili, ci abbiamo puntato tanto, abbiamo creato un team ad hoc, team di ragazzi molto 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 in gamba, e i risultati poi alla fine portano sempre, no, a galla quello il valore delle persone. E il ritorno che stiamo avendo non solo su TikTok ma anche su YouTube è un ritorno molto molto importante, molto molto positivo, che ci porta a spingere sempre di più su quel tipo di contenuto. Ottimo. E com'è la tua giornata tipo, Marco? Ci puoi un po' raccontare? Sì, mi sveglio abbastanza un orario standard, la mattina mi sveglio alle 7 e tra una cosa e un'altra entro in ufficio intorno alle 8:30, e dopo colazione, un po' di attività fisica, un po' di una lettura di un libro alternata all'attività fisica, quando non si ha voglia di alzarsi dal letto, fondamentalmente ci buttiamo sui libri e poi diciamo che inizia la giornata lavorativa, e quella va avanti ad oltranza dalle 8:30 alle 8:30, 9, questi sono un po' gli orari medi. Tipicamente sono giornate alternate tra appuntamenti con investitori, clienti, dipendenti, e quindi un lavoro più di relazioni, e che viene alternato invece ad un lavoro più di operativo, quindi più di stare sui numeri, stare sul business, sulla strategia, su dove vogliamo andare, su come stanno andando le cose, analizzare i report. Quindi ci sono una serie di attività di questo tipo. La realtà è che poi, anche quando si esce dall'ufficio e si torna a casa, l'imprenditore, soprattutto chi è una startup, non stacca mai mentalmente. Quindi, per quanto tu possa fare altro, perché certo, fai altro, poi in realtà la mente pensa sempre a nuove idee, ecco. Pensa sempre a nuove idee, pensa sempre ai problemi, come risolvere i problemi, pensa sempre la persona che ha un problema, e tu devi essere sempre disponibile e reperibile, essere a disposizione di tutti.
Certo, hai libri preferiti per nel mondo startup, business tech, insomma, che ti Sì, piacciono? un bel po'. Allora, sicuramente a me Principles di Ray Dalio è un libro che ha colpito molto e ha cambiato proprio anche il mindset. Lo consiglio sicuramente. Chi vuole fare startup non può non partire da From Zero to One di Peter Ok, Thiel, esatto, che è un giusto. classico, un must, però insomma è È vero. sicuramente da leggere, molto 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 interessante. E dopodiché mi ha colpito molto un libro che si chiama Non funzionerà mai, che è sulla storia di Netflix, con uno dei Ah, fondatori ok. di Netflix che racconta la storia di Netflix. Molto molto bello anche lì vedere le difficoltà, gli aspetti positivi. Lui impersonifica molto bene questo personaggio. A proposito poi di storie, c'è una biografia che a me piace tantissimo, che è un po' fuori dal mondo del business, ma poi insomma, super interessante, che è Open di Agassi, il tenista. È biografia incredibile, storia incredibile, a me piaceva È vero che quel libro lì lo consigliano tantissime persone, infatti ce l'ho ma devo ancora leggerlo, quindi molto. Bellissimo. E e nei miei tra to-do. l'altro, piccolo spoiler, da l'anno prossimo, mettiamolo così, un libro che mi sentirò di consigliare sarà proprio il libro di Starting Finance su Oh approccio wow, figo, al ok, poi mondo ovviamente metteremo il link qui sotto eventualmente il prossimo anno, sotto questa interview. E invece film preferiti che ti piacciono? dell'economia. Allora, sulla finanza, sull'economia, sul business, sicuramente il mio preferito è legato al mondo della crisi del 2008. Ed è un documentario che si chiama Inside Job, molto molto interessante, prodotto da Netflix. È un docufilm più che un film vero e proprio. Poi anche lì c'è sicuramente storie del mondo startup, del mondo imprenditoriale molto molto interessanti. A me per esempio è piaciuto molto anche molto recente la serie su Spotify, È vero, l'ho visto anch'io. prodotta anche quella da Netflix, molto 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 bello. interessante. Poi ci sono dei cult. Fa riflettere molto quella serie. Dei cult ovviamente che ormai hanno fatto la storia, un po' meno business ma anche più divertenti, come The Wolf of Wall Street. Sì. E Anche quello molto carino. molto divertente. Sì. E però insomma ecco, questi sono un po' i principali. Ma invece il lato YouTube, segui qualche YouTuber anche? Mondo Finance o qualsiasi Sì. cosa, insomma. Sì, diciamo che su questo Edoardo, il mio socio, è il vero fan, cioè passa ore e ore su YouTube, vede contenuti, scopre contenuti. Certo. Molto a livello internazionale, anche a livello italiano, per esempio Nova Lectio, che parla di storia, storia contemporanea, Simone Guida, una persona con cui abbiamo un ottimo rapporto, conosciamo bene, fa dei contenuti veramente incredibili. Tanto, tanto contenuto a livello internazionale, sicuramente, e poi lo youtuber preferito è Starting Finance. Chiaro, chiaro. E pro e contro del diventare start-upper ci sono? Sì, ce ne sono infiniti. Sicuramente il contro principale è il fatto che totalizza la tua vita, quindi è un pensiero fisso che hai sempre, che rimane sempre in testa e che non riesci anche provandoci a staccare dalla mente. E questo è un contro perché non ti permette magari di stare sereno in determinati momenti, in determinate situazioni e contesti dove poi il lavoro non è necessariamente la priorità. Quindi questo è sicuramente un contro. Tanta responsabilità e tanto, diciamo, Effort, diciamo. effort e pressione, quello sicuramente. Allo stesso tempo questi contro sono poi dei pro, perché se fai il lavoro che ti piace e tendenzialmente chi fa startup fa un lavoro che gli piace, se no è più una missione che altro, non lo farebbe, non lo fai sicuramente per soldi. Fai il lavoro che ti piace, l'effort non lo senti o comunque lo senti molto, molto di meno, e soprattutto il pro più bello è vedere le persone intorno a te soddisfatte del lavoro che fanno, soddisfatto delle attività che portano avanti, dei risultati raggiunti, e condividere con il proprio team tutti i giorni dei risultati positivi, delle soddisfazioni, ma anche dei problemi e delle difficoltà su cui lavorare e da risolvere. È la soddisfazione più bella di tutti. Quindi il pro è che è un mestiere che dà delle soddisfazioni incredibili e che molto spesso non si ha neanche l'energia mentale, il tempo di fermarsi a riflettere su queste soddisfazioni, però quei pochi momenti dove riesci a renderti conto dei risultati raggiunti,
sono momenti belli che secondo me nessun altro lavoro al mondo potrà mai dare. Quindi i contro sono poi allo stesso tempo propedeutici ai pro. Io personalmente non ho mai avuto momenti in cui ho pensato che me l'ha fatto fare, e quindi tendenzialmente reputo l'esperienza da startup per imprenditore un'esperienza positiva che rifarei sempre e rifarò comunque vada. Però ha tutto a che fare con le persone, non è un tema di soldi, non è un tema di business, non è un tema di... sono persone interne, è il team, sono i soci. Per il tipo di attività che facciamo Starting Finance sono anche le persone che formiamo, le persone che educhiamo, le persone che si informano tramite noi, le persone che possono fare scelte più consapevoli e che magari investiranno i propri risparmi in maniera più sensata rispetto a quello che avrebbero fatto prima di seguirci, prima di conoscerci e prima di formarsi con noi. Tra l'altro, avete dei competitor italiani in questo momento o sono comunque competitor, diciamo, un po' più standard o comunque più normali, non so come definirli? Sì, ci sono un po' di realtà che fanno un qualcosa di simile, diciamo ci sono sicuramente le realtà più tradizionali che possono essere viste come giornali, immagino, giornali, televisioni, radio di settore, però fanno un lavoro molto più di nicchia, molto più legato agli esperti, è proprio diverso. Sui giovani, con questa verticalità su educazione e formazione finanziaria, c'è qualche realtà, ma molto più piccola, molto secondaria, che lo fa sui social. Ci sono tanti professionisti che magari fanno consulenti finanziari, che provano a prendere un po' di utenza, ma poi in realtà il loro fine è quello di far diventare questi utenti dei loro clienti. Ecco, invece il nostro obiettivo è proprio quello di educarli e formarli. Ovviamente siamo un'azienda, quindi abbiamo il business all'interno della nostra mente tutti i giorni, dobbiamo fare soldi, dobbiamo fare fatturato, dobbiamo diventare un'azienda sostenibile, dobbiamo far sì che i nostri investitori possano avere un ritorno dalla fine che ci hanno dato dall'investimento fatto, ma sempre con il fine poi di formare, di educare, di rendere consapevoli le persone. Okay. Potresti raccontarci quanto è importante avere un co-founder? Perché immagino che i solo founder chiaramente hanno tanti problemi, però magari un co-founder potrebbe aiutare moltissimo. Magari se ci puoi anche raccontare magari qualche esempio, qualche momento tuo. Ecco. Secondo me è importantissimo perché hai sempre qualcuno con cui condividere appunto sia i momenti più complicati che i momenti più belli. Cioè la soddisfazione di un risultato positivo da solo non è la stessa soddisfazione che si ha in due e che si ha poi con tutto il team, perché poi le soddisfazioni e i risultati positivi vengono condivisi con tutti. Allo stesso tempo, nei momenti complicati, ancora di più che nei bei momenti, c'è bisogno di una spalla, c'è bisogno di chi è lì pronto tendenzialmente a tirarti su. E questo è successo per esempio con Edoardo più e più volte, soprattutto agli inizi, quando era veramente complicato, non trovavamo capitali, non trovavamo investitori, era molto molto difficile per noi riuscire, diciamo, a dare valore a quello che stavamo creando, che ancora non aveva un valore, e a rendere consapevoli le persone che poteva avere effettivamente un valore e un ritorno, e in quei momenti essere in due ha dato tanta forza. E dopodiché si va al doppio, perché nel momento in cui ci si rende conto che si dividono le responsabilità, si dividono i ruoli, si dividono le posizioni, si dividono le persone da gestire, ci si rende conto tendenzialmente che si va per due. E quindi perché non farlo? Infatti devo dire che negli ultimi anni sta uscendo sempre più questo modello di startup con più founder, quando magari prima c'è l'Elon Musk, uno e trino. Sì, o Mark Zuckerberg, tipo. Zuckerberg impersonificato come il founder. Tra l'altro la curiosità è che lì il suo co-founder era Edoardo. Edoardo. Speriamo anche noi finisca così, magari non tra me e lui come... No, chiaro. Edoardo, ma anche poi l'azienda riesca a raggiungere gli stessi risultati, e quindi credo sia un modello che andrà sempre più a svilupparsi, proprio perché si va più veloci, si va meglio, si affrontano le difficoltà molto molto meglio, soprattutto se si trova il giusto equilibrio tra saper accettare anche delle volte il fatto che sia l'altro ad avere l'ultima parola, e a questa forse è la difficoltà più grande che si fa in due, il fatto anche di avere, diciamo, una divisione anche di qualità e di caratteristiche, sia hard che soft, molto importante. Io sono quello un po' più operativo, quello un po' più piedi per terra, che cerca di buttare giù effettivamente quello che si è pensato. Edoardo è molto creativo e
che appunto dall'idea poi che andiamo a sviluppare. Ottimo, e ci puoi un po' raccontare anche quanto è importante avere degli advisor nel team? Per noi sono stati molto importanti, ci siamo resi conto della loro importanza a partire proprio da Fabio Piccioli, che è stato poi il nostro primo investitore, ma anche insomma prima persona che si è messa lì con noi a spiegarci come funziona questo mestiere. Poco tempo dedicato, ovviamente, perché hanno altre certo. che sia, ma è un tempo che ripaga 10-100.000 ore di chiunque altro. Abbiamo avuto Francesco come advisor in fase iniziale sulla parte un po' più di operation, di come si fa un'azienda, perché comunque due ragazzi... Anche quello è complicato. È quello perché due ragazzi di 20 anni, cioè, hanno visto i film a proposito di quello che parlavamo prima, certo. no? E magari hanno visto Wolf of Wall Street per capire un'azienda. E quindi serve qualcuno che dice no, non funziona esattamente così. Chiaro. Oppure il film di da Facebook, insomma. Esatto. Sì, concordo. E ci puoi anche raccontare qualche storia particolare che vi è mai capitata dentro la vostra azienda? Ecco. Perché immagino che tantissime persone vi scrivano comunque, ah, che bel video, questo, l'altro, quindi qualche momento un po' divertente, qualcosa di curioso. Sì, in azienda ne abbiamo avuto abbastanza. Diciamo che sicuramente... gli utenti con cui interagiamo quotidianamente sono quelli che poi ci danno più momenti di questo tipo, no? Quindi, ad esempio, facciamo il corso Excel in live streaming e una cosa che siamo rimasti un po' così è quando uno studente non si aspettava il corso in live streaming, ma si aspettava un pacco di Excel. Cioè, ci ha chiesto dov'è il mio pacco quando ha preso sullo shop il prodotto di Excel e ci voleva dare l'indirizzo. Quindi situazioni un po' curiose, ogni volta che registriamo i video su YouTube con Edoardo Scirec, che poi magari è il volto, no? che si vede che produce il contenuto, c'è tutto il back, il team che prepara il contenuto, quindi lì ci sono situazioni molto, molto divertenti. Abbiamo situazioni in cui delle persone che avevamo assunto, che ci sembravano molto brave e molto in gamba, un mese dopo sono sparite per una settimana e quando siamo andati a trovarle dentro casa abbiamo visto che non erano proprio in ottime condizioni. Cioè ne sono successe tante, ne succedono tante tutti i giorni, però ecco, ci divertiamo molto nell'interazione con degli utenti che spesso sanno essere molto particolari. Ottimo, ottimo. Parlando un po' di Web3, voi, tu comunque mastichi qualcosa, sei un po' nel mondo anche? Ma allora, nell'operativo no, cioè non saprei minimamente toccare una riga. Anzi, mi affascina molto già vedere gli sviluppatori dell'internet attuale, delle app attuali, quindi tutto ciò che riguarda Web3 per me è veramente molto affascinante, molto interessante da studiare e da approfondire. È chiaro che poi le implicazioni che potranno avere queste tecnologie sul futuro, soprattutto per noi che seguiamo economia, finanza, mercati, aziende, imprenditori, è molto importante, perché poi no, diventa anche importante riuscire ad anticipare quelli che sono i trend del settore. Certo, tra l'altro non ti ho chiesto qual è il tuo ruolo in Startup Finance, ecco, sei, ci puoi un po' raccontare, perché sei anche chairman, quindi ci puoi raccontare anche magari la differenza, ecco, così capiamo un po'. Sì, ci siamo divisi con Edoardo i ruoli tra appunto chairman e amministratore delegato. Edoardo fa l'amministratore delegato. Nella realtà e nella pratica, in una startup ad oggi noi abbiamo 18 dipendenti più o meno, Edoardo 20. È una distinzione di ruolo che è ancora molto molto superficiale, cioè facciamo tutto. Io e Edoardo ci siamo ritrovati a consegnare le magliette del merchandising, dove ci siamo divisi. Edoardo fa Roma Nord perché è di Roma Nord, io Roma Sud perché sono di Roma Sud, per consegnare le magliette e risparmiare quei 4-5 euro di spedizione con il corriere fino all'anno scorso, quindi veramente ti trovi a fare di tutto, altro che presidente o amministratore delegato. Però ecco, poi nella quotidianità il tema importante è dividersi le aree. Io mi occupo più della parte di education e di monetizzazione B2B, Edoardo più della parte media e produzione contenuto, e in una startup, soprattutto in questa fase, è molto importante avere la divisione anche tra creativo e operativo, che è quella di cui parlavo prima. Certo. Edoardo creativo, io più operativo, e poi il mix è quello vincente. Speriamo. Certo, prossimi obiettivi? Prossimi obiettivi sono diventare non più il punto di riferimento solo per l'informazione finanziaria dei giovani, ma anche per l'educazione finanziaria dei giovani in Italia, e poi fare lo stesso a livello europeo. Dare alle persone a livello italiano e poi a livello europeo quella consapevolezza per cui riescono a gestire meglio le proprie finanze, riescono a gestire meglio
i propri investimenti, i propri risparmi e far sì che le persone poi siano in grado di far girare meglio non solo le proprie famiglie e quindi una dinamica più personale, ma anche le aziende, le imprese di questo paese e l'intero paese, perché è studiato da analisi e ricerche da anni che più si alza l'educazione finanziaria di un paese, più cresce il PIL di quel paese. E quindi questo sì, è un qualcosa che evidentemente è di impatto, evidentemente dobbiamo lavorare sodo per far sì che questo accada, perché fa bene non solo a noi come azienda, ma all'Italia. Ottimo, ti ringrazio molto Marco per questa disponibilità e noi ci vediamo alla prossima. Grazie. Grazie a te Davide, è stato un piacere, grazie a tutti, ciao ciao. E spero che vi sia piaciuto questo video, fatemi sapere quali ospiti vorreste vedere e quali domande vorreste che io facessi. E scrivilo qui sotto nei commenti e noi ci vediamo alla prossima, grazie.